siamo, caro Gianfi. Ci siamo, domani l'albero va, secondo me. L'albero va. Intanto Antonio sta preparando le sue cose. E qui ci siamo allargati per fare... Devo essere sincero. Oggi... un pizzichetto ci siamo. Laura, allargati. Scusami, mi puoi dare un attimo per piacere? La camera alta per far vedere. Ecco, cioè, lui ha due ingredienti, due. I colori. Per fare il pollo al l'abbondanza. Curry. Pollo al curry con verdure in tempura. E sette padelle. Sette padelle. No, ma poi lui è un e 100 cucchiai. Perché lui è un precisetto. Paolino, attente cucchiai, per favore. Cioè, scusate, no, guarda lui e guarda la cosa di Paolino. Ecco. Cioè. Vabbè, ma una differenza sostanziale ci sarà, no? Vabbè, comunque. Vabbè. Allora. Ho assaggiato l'anima. Allora. Cosa serve? Diamo magari due ingredienti. No, due ingredienti. C'è un po' di frutta, c'è un po' di proteine del pollo, c'è un po' di farina, c'è il cavolo nero, c'è il pak choi, c'è il radicchio tardivo, c'è un po' di riso, aglio, prezzemolo. Questo che riso è già bollito? Questo è un riso italiano. Apollo, che assomiglia molto al riso basmati e jasmine. E quindi, comprate quello italiano? Assolutamente, esclusivamente riso Apollo. Italiano. Apollo, che è molto molto simile al riso basmati. Ecco, allora, a me è venuto in mente il figlio di Apollo e a lui gli è venuto in mente, capito? Subito, il nostro maestro. Allora, partiamo subito con la salsa al curry. Dai, partiamo che perché fare, vedo, ecco, seguiamo perché, bene. Giustamente qualcuno passava e dice, ma io con la salsa al curry mica faccio tutto sto casino. Cioè, era questo. Ma il curry fa così bene, Velina? Beh, sicuramente perché contiene gli antiossidanti della curcuma, la curcumina. Ma cosa fa bene? Sotto fa bene al sistema nervoso, fa bene a ridurre le infiammazioni delle articolazioni, tant'è vero che molti studi avallano questa teoria, per cui si possono usare addirittura delle compresse come integratori. Se lo usiamo nell'alimentazione, chiaramente meglio. Avremo benefici. Quindi noi che diventiamo giovani, per le articolazioni va bene il curry. È un antinfiammatorio. No. Io per quello che uso, Antonella, vedi, ti faccio ma un favore. Ma tu che cavolo dici che sei giovane? Sei un ragazzo, lo fai per vero, me. Sono ragazzo, lo faccio per te. Ah, grazie, mi hai parlato pure della vecchia. No, io... Guarda lui, ma Andrea, tu sei un carente di curry, eh? Sì, è vero, Antonella. Perché... Devo approfondire. Devi approfondire, ecco il maestro. Vabbè, comunque oggi l'avevo vista che era una giornataccia. Adesso dobbiamo la ricerca. No, per l'Evelina, siccome tutti dicono che è un antinfiammatorio, lei ci ha confermato che sì. Assolutamente. Quindi chi ha problemi alle articolazioni, male non fa, fa bene. Quindi, Allora, noi facciamo il curry in questo modo, quindi mettiamo dell'olio, del cipollotto e lo facciamo brasare molto lentamente. Cosa ci serve poi? Ci serve l'ananas, in questo caso, quindi la frutta, e la facciamo tostare insieme in modo che la nostra base prenda il sapore della frutta, cioè che rilasci tutti quanti i suoi zuccheri. Facciamo il pollo, lo tagliamo a cubetti. E lo mettiamo a marinare in questo modo, con bottoni, sì, non troppo, e lo mettiamo a marinare con dell'olio, senza sale in questo caso, perché il sale attira liquidi, e mettiamo tutta la nostra parte aromatica, vedi? Rosmarino, abbiamo ormai imparato, dopo anni e anni, che le erbette sostituiscono molto bene il sale e fanno bene. Per l'ipertensione. Certo, riducono la quantità di sale che useremo, quindi esaltano il gusto del prodotto. È giusto. Soprattutto anche su quello che riguarda il curry in questo caso. E andiamo ad aggiungere anche della mela verde che andiamo a fare. Poi. Quindi l'abbiamo messo mela verde, ananas. Mela cipollotto. Verde, cipollotto, olio, cipollotto, ananas e mela verde e facciamo braciare. Okay. Qua andiamo a fare, andiamo a mettere dell'olio e andiamo a saltare, questo si può anche saltare a casa senza sporcare un'altra pentola, perché sennò dopo a casa si mette dentro al microonde, si riscalda e così abbiamo risparmiato. Dobbiamo riscaldarlo, io lo metterei nel microonde. Ok, quindi abbiamo risparmiato, lo facciamo saltare a caldo e via. Poi cavolo nero. Quindi olio, aglio in padella e peperoncino. Il cavolo nero ripassato in questo modo è buonissimo, l'abbiamo precedentemente sbollentato. Sbollentarlo, ripassarlo, secondo me assomiglia molto alla cicoria, Antonella. Anche se... E si toglie un po' l'amaro. E si toglie un po' l'amaro e diventa amabile, cioè diventa proprio piacevole. E su questo piatto, secondo me, ci sta molto bene. E qua abbiamo fatto anche un'altra cosa. Anche il cavolo nero, Evelina, è un...
Sì, arredi. Beh, come tutte le crucifere sappiamo che hanno degli effetti protettivi per l'intestino, ma soprattutto sono ricche anche di calcio, perché... quindi va sempre bene anche per l'articolazione. Esatto. Torniamo al discorso che questo qua è un piatto... Cerchiamo di collegare. No, è un piatto per rimanere giovani, per tutti, dai giovani a quelli meno giovani. Passiamo in padella con il pollo, vado un po' veloce in questo caso, e lo mettiamo, l'olio lo mettiamo nella marinatura, ma non lo mettiamo nella padella. La pentola è calda, in questo modo incominciamo a far tostare. Andiamo a fare la tempura. Perché abbiamo fatto pure la tempura, non ci siamo fatti mancare niente, Antonella. No, certo, potevamo farci mancare la tempura, no? No, c'è una cosetta, quando stai là poi che fai? Stai là e fai. Allora, apriamo un uovo e mettiamo la farina. Noi mettiamo della farina 00 in questo caso, vedi, in questo modo, un po' di farina di ceci. La farina di ceci ce l'aggiungo io perché mi piace, dà un po' di carattere diverso alla tempura. E dell'amido. E mettiamo qua acqua. E andiamo a fare la tempura in questo modo, molto velocemente, senza girare troppo. Guarda, ed ecco qua che abbiamo fatto la tempura. Una bella tempura morbida. Anche se c'è qualche grumo, non c'è nessun problema. Questo è il ghiaccio e la lasciamo qua, shock termico. Quindi, shock termico, via, abbiamo messo. Andiamo sui fornelli. Amido hai messo, no, cosa che hai messo? Farina di ceci. Farina di ceci, farina 00 e amido, 10 grammi di amido e acqua fredda. Stop. Basta, finito. Via. E la lasciamo lì. Questa è, vedi, è la nostra salsa curry. Quindi cosa facciamo? Una volta che abbiamo tostato bene tutte quante le verdure, andiamo a mettere il curry. Il curry in questo caso va tostato molto velocemente, non va lasciato troppo in padella, perché come il curry è un insieme di spezie. È un insieme di spezie, c'è tutto dentro, c'è il cumino, c'è il curcuma, il garofano, lo zafferano e poi c'è anche il piccante, tutti antiossidanti potentissimi. E fa bene anche per l'invecchiamento. Lo vedi, guarda, già te senti più giovane. Vabbè, andiamo. Ce ne sono di tantissimi tipi di curry, Anto. C'è il curry rosso, c'è il curry questo qua giallo, c'è verde, c'è un po' più marroncino. Sempre visto giallo così. Sì, la madra, cambiano nome. Proprio sono le tonalità tanti. Di curry, cioè nel senso che c'è più forte, più mild, più dolce. Ognuno c'ha il suo. Quindi non facciamo altro che aggiungere della crema di latte e del latte di cocco in questo caso e facciamo cuocere per 20 minuti. Ma scade il curry? Io mi sono sempre chiesta. No, lo no, posso usare? Beh, le spezie forse vanno comunque controllate. Non scade, ma perde la perde non fa male, ma perde aromi. Ok. Perde un po' di aromi, sì, quello è vero. Allora, andiamo a completare il nostro piatto in modo che una volta che abbiamo fatto cuocere la nostra salsa curry, la frulliamo e facciamo vedere come diventa in questo caso in questo modo, eccola qua. Quindi la salsa curry si può fare proprio così. Perfetta. Il pollo una volta spadellato andiamo ad aggiungere per terminare la cottura del pollo, perché dobbiamo farlo cuocere la anche dentro. La salsa curry nel pollo. Perfetto. Cosa facciamo? Facciamo questo qua, guarda, prima e dopo, ed eccolo qua. Cioè questo curry è finito là dentro. Questo curry è finito qua dentro e lo facciamo cuocere. Perfetto. Quindi adesso insieme quanto devono andare? Allora, insieme devono andare all'incirca 10-12 minuti. Cioè prima lo spadelliamo bene, poi 10 minuti. In questo modo il cuore del pollo viene cotto e andiamo a mettere la salsa curry. Okay. Qua abbiamo il riso, il cipollotto, abbiamo tutto su, andiamo a fare le nostre verdure. Le verdure cosa abbiamo preso? Guardate come precisetti. No, scusate. Una volta mi difendevo, ma attacchi pure dei battacchi. No, ma io dicevo, ma è una cosa ottima in cucina, perché poi se no uno fa casino. E non... Questa cos'è? Farina di riso? No. Questa è bravissima, è farina di riso. Vedi, ormai sei diventata di sopra di tutte le aspettative. Senti, questo pak choi a me piace molto, l'ha usato anche la Marsetti l'altro giorno, mi fa molto ridere. Ti fa ridere? Beh, perché è un po' pacioli, un bel nome. Allora, quindi vedi, è simpatico. È una verdura onomatopeica. Sì, è vero, una verdura onomatopeica, ti dà l'idea. Allora, intanto lo prendiamo, andiamo a mettere un po' delle nostre verdure e ti faccio vedere più o meno quello che avviene in questo caso. Vedete, deve essere bella morbida. Sì, deve essere bella morbida, non deve essere aggressiva. Come l'abbiamo fatto. Poi l'olio, l'abbiamo fatto con della farina, noi abbiamo aggiunto anche della farina di ceci, una quantità minima di farina di ceci. Vedi com'è? Avvolge leggermente l'alimento. L'olio deve essere sempre a temperatura. Pacioi. Rende tanto il pacioi. Rende tanto, ma poi vedi, con due verdure hai fatto un piatto, Antonella. Ma c'è dappertutto ormai il pacioi, eh? Sì, si trova molto semplicemente. Poi vedi come deve essere temperatura costante, quindi l'alimento diventa croccante all'esterno e poi
riusciamo a cuocerlo. Allora, prendiamo questo bellissimo piatto, perché sennò poi andiamo fuori tempo e poi ci strillano. Ma vai tranquillo, manca ancora. No, io sono tranquillo. Ok. Vai tranquillissimo. Allora, vedi. Tu non devi. Allora, voi dovete. Io non so più come dirvelo. Adesso li sparo gli autori. No! Cioè, nel senso che loro li mettono. Iniziano due, tre. No! Ci sto io, sono qua per questo. I tempi li do io, vedo che l'una, so che deve finire il 2003. Vedo, lasciatemi fare il mio lavoro. Me li agitano. Sì, voi non dovete difenderli. Voi me li agitate, i ragazzi. Me li agitate. Allora, una volta fatto questo, vedi, c'è la crema, in questo caso, c'è la salsa al curry e andiamo piano piano a montare il nostro piatto. Quindi che facciamo? Piano piano a montare. Piano piano, quindi facciamo un bel po' di salsa al curry, vedi? Andiamo a disegnarlo in questo modo. Poi. Tanto abbiamo imparato a fare salsa al curry con tutte le verdure, la frutta. Profumatissima. Poi andiamo a mettere il nostro riso in questo modo e facciamo. Questo senti davvero lo si può fare nel microonde? No, questo si fa nel microonde, sì, vabbè, però non possiamo. Tanto è già pronto. Glielo diciamo. Questo lo puoi preparare anche prima, eh? Io lo faccio. Sì, sì. Lo preparo prima, poi passo al microonde e quindi è molto più veloce. Certo. Giampiero, te le levo le verdure? Ma guarda, sì, puoi anche levarle, grazie. Perse, fa tutto. Il prof. Il nostro prof. Il nostro super prof. Sì. Una volta fatto il riso, lo andiamo a togliere. Crack, e facciamo questo. Beh, anche a casa però è una bella presentazione, cioè uno dice a casa non lo farò mai, non è vero, perché uno magari uno ha due amici, fa questo piatto che poi tra l'altro può essere bello grande, quindi è un primo, un secondo e tutto insieme. Cavolo nero, cavolo buonissimo, nero. Guarda, adesso quel cavolo nero quando poi lo ripassi un po' di aglio e peperoncino è veramente qualcosa di... Poi... Non avete il cavolo nero, avete la bieta, fatelo con la bieta. Uguale. Cioè, un'altra verdura potete utilizzarla. Poi andiamo a prendere il nostro pollo, che è il principe del piatto, e andiamo a mettere i bocconcini in questo modo. Vedete qua. È bene, sempre più. Questo è tanta roba. Sì. Poi, visto che dobbiamo fare un bel piatto unico così, la dottoressa ci giustifica, noi quando diciamo piatto unico siamo giustificati, dobbiamo mangiare soltanto quello. Andiamo a prendere le nostre verdure, ci mettiamo un po' di sale. Io voglio assaggiare un pezzetto di pollo, va. Piccolo però, aspetta, piccolino. Poi l'Evelina legge le ricette prima e si mette la giacca da, in base alle ricette che oggi è vestita da clorofilla. è vero. Ho visto tutte quelle verdure verdi. È un clorofilla. Bellissimo, questo curry è meraviglioso. È meraviglioso perché poi c'è il dolce, capito? Comincia a essere così. Mettiamo. No, ma guardate che piatto che sta facendo Fava. Un po' di pepe e poi qualche mandorla tostata, vedi? È un po' come Luca Argentero, è bello e bravo, cioè. Grazie. Bravo. Che bello accoglimento. È vero.